Si è svolto a Roma l'incontro sollecitato e organizzato dal capogruppo del PD al Comune di Bussi, Pino De Dominicis, accompagnato dai sindaci della provincia di Pescara. Ai delegati del ministro Costa hanno rappresentato l'urgenza di avviare la bonifica dei luoghi interessati dall'inquinamento riferito alle industrie chimiche di Bussi e alle discariche presenti sul territorio. Gli ostacoli alla bonifica sono ancora tanti, troppi, per un'operazione che è al palo da 12 anni, ossia dal giorno in cui si è scoperto il disastro ambientale. L'incontro si è concentrato soprattutto sulle discariche da bonificare 2A e 2B, mentre sulla discarica Tremonti c'è un procedimento ormai concluso per cui quell'area lì verrà bonificata. Per quanto riguarda le aree 2A e 2B, noi abbiamo chiesto insieme a 18 sindaci della Vallata del Pescara di essere ricevuti con l'aiuto dell'onorevole Pezzopane, della Commissione Ambiente della Camera, e ieri siamo stati ricevuti da uno staff del gabinetto, oltre che la dottoressa De Staso, che è la persona che segue, diciamo, la vicenda di Bussi e dei lavori delle bonifiche. Loro hanno dimostrato il massimo impegno, hanno ribadito quello che il ministro aveva già detto venendo qua, che avrebbe risolto subito, però allo stato attuale nulla è risolto. La nuova criticità di cui nessuno sapeva nulla è il fatto che l'Istituto Superiore dei Lavori Pubblici, che sta vidimando il progetto, ha riscontrato che l'opera di caratterizzazione allegata al progetto iniziale fatta dal commissario Goio risalgono al 2014 e secondo l'Istituto sarebbero superate e obsolete e da rifare. Quindi questo allungherebbe notevolmente i tempi e anche abbiamo sottolineato il fatto di fare presto perché quei siti gravano sulle spalle del Comune di Bussi sul Tirino che li ha comprati per essere bonificati. Su alcune questioni che loro hanno posto, per esempio la difficoltà ad affidare dei lavori avendo la provincia individuato successivamente il responsabile dell'inquinamento in Edison, quindi questa loro, tra virgolette, paura, è superata dal fatto che quelle risorse sono state stabilite per legge. Quindi ci sono risorse e oggetto dell'intervento, quindi non devono assolutamente aver paura di nulla, quindi possono essere superate, così come penso si possa trovare una soluzione anche per questo nuovo piano di caratterizzazione. Noi gli abbiamo proposto di coinvolgere per esempio in un accordo la nostra ARPA, l'ISPRA, cioè degli enti che possono accelerare vista la necessità e l'urgenza della risoluzione di questo problema.